Un saluto agli amici di Padova Sport, nuova puntata della nostra rubrica storica che oggi vede protagonista Bruno Bonollo, attuale presidente delle celebri distillerie, nonché portiere biancoscudato per 5 stagioni tra il 1960 ed il 1965. È passato tanto tempo, ma come lo ricorda quel periodo con la maglia biancoscudata? Ma era un bel periodo, anche perché io ho incominciato da giovane, cioè ho avuto la fortuna di andare in nazionale ragazzi, per cui Nereo Rocco mi ha fatto esordire, quindi sono partito bene, diciamo. Solo che poi ho avuto questo incidente alla fine, questa lussazione alla spalla, e ho dovuto smettere. E iniziando proprio dal principio, lei entrò nel vivaio del Padova proveniente dal Mestrino attorno alla metà degli anni 50. Che impressione ebbe e soprattutto cosa le lasciò una grande figura come quella di Mariano Zansini? Una grande persona, cioè un allenatore per ragazzi veramente eccezionale, tanto che quando si andava a fare qualche provino per la rappresentativa Veneto oppure per la nazionale, come è successo di andare a Coverciano, era un allenatore quotato, avevano tutti molto rispetto, diciamo. Che educava bene. Educava bene, cioè sia prima di tutto insegnava l'educazione, lui pretendeva e inquadrava le cose veramente bene. Questa è una parte di Mariano Zansini. Un ambiente bello sano. Un ambiente sano, un ambiente dove le cose erano sempre seguite bene, diciamo, ecco. E delle partitine settimanali contro la prima squadra, cosa ci racconta? Le partite lì erano tutte partite che si faceva al mercoledì, era il campo a piani, se c'era il terreno possibile da poter calpestare, e con la squadra ragazzi preparata da Zansini, perché noi eravamo veramente una squadra ragazzi che giocava quasi a memoria, ci metteva sempre in difficoltà la prima squadra. Questo è successo più di qualche volta, che qualche giocatore anziano diceva che se mi fai far butto, cioè praticamente minacciava di pestarlo. Esatto, mi dicevano di stare belli calmi. Sì. Ancora prima di esordire in prima squadra, come lei ha accennato prima, lei entra nel giro della nazionale juniores, però intanto ci dice chi era la sua riserva? La mia riserva era Dino Zoff, che mi ha fatto riserva per 4 partite. Lui aveva sempre la maglia numero 12, io la maglia numero 1. E infatti c'è un aneddoto. E infatti è successo che dopo che hanno vinto i campionati del mondo nell'82, è venuto qui a Mestrino a fare visita alla Vespa. Perché? Perché lui faceva pubblicità all'Olio Cuore. E quando è passato davanti, ha visto Bonollo, dice: oh, è Bonollo quello che giocava. E sono andato là, e davanti ai ragazzi del calcio Mestrino ha detto: guarda che Bruno mi ha dato la maglia numero 1, perché gliel'ho chiesta, che ricordo che io portavo a casa sempre la numero 12. Questo è qualcosa che mi ha fatto anche piacere, diciamo. Certo, però dicevamo, una bella esperienza la sua in nazionale, in cui spicca il trofeo UEFA del 1960 in Austria ed è un 3-0 pochi mesi prima al Bernabeu contro la Spagna. Infatti noi lì il giorno prima ha giocato la nazionale che ha perso, i giornali spagnoli dicevano: oggi c'è la partita con l'Juniores, sicuramente, e gli abbiamo dato 3 gol. Ma avevamo una nazionale che era formata da c'ero io, c'era Zoff che era in riserva, poi c'era Facchetti, Bercellino, Ferrario, Rivera, Rosato e tanti altri che avercene adesso, ecco. Giocatori così. E all'ultima giornata del campionato 60-61 Nereo Rocco la fa esordire in prima squadra sul campo del Napoli al San Paolo. Che emozione. Sì. All'inizio sentivi la partita, era la prima partita, quindi poi una volta entrato in campo ho giocato tranquillo, e infatti abbiamo vinto, sì, 2-1, quindi è stato un bel esordio. Poi da lì, diciamo, un'altra bella partita è quella che abbiamo fatto il campionato dopo con la Juventus, dove abbiamo vinto 2-1. Allora era la Juventus di Sivu, Richards,
stacchini e via dicendo, quindi non era... Sì, grandi soddisfazioni, però nel campionato successivo Nero Rocco era passato al Milan, di cui cosa ricorda? Ricordo che era una persona, sembrava burbora, però alla fine era uno che sapeva rimproverare, ma allo stesso tempo poi sapeva recuperare con il suo sistema, diciamo, i giocatori. E anche se lui era restio a mettere dentro i giocatori giovani, perché aveva tutti i giocatori di una certa età. C'era un Blaso che ha giocato fino a 39 anni, allora forse era possibile che io davo del lei, per dire come erano le cose una volta, ed era questo, insomma. E appena dopo la fine del campionato 60-61 intraprendete col nuovo allenatore Mari una piccola avventura nella Coppa dell'Amicizia Italo-Francese contro il Rouen, contribuendo al successo dell'Italia. Sì, infatti abbiamo fatto una partita in notturna, mi ricordo, e una bella partita, ne sono uscito bene, che mi ha fatto un 2-0, ma è stata una bella esperienza anche quella lì, diciamo, perché in campo internazionale, via delle partite di nazionale ragazzi, io non avevo mai giocato, diciamo. E la stagione successiva per lei 9 presenze alle spalle di un monumento come Pin, ma purtroppo la retrocessione in Serie B, l'avvio di Rocco si era fatto sentire. L'avvio di Rocco e il volere acquistare i giocatori invece di prendere in prestito come faceva Rocco a novembre, prendeva il Radice, diciamo, in prestito, cioè l'elemento che mancava. Invece lì sono entrati dei dirigenti, probabilmente un po' inesperti, i quali sono messi a dire: noi facciamo la squadra, compriamo giocatori, e lì è caduto un po' tutto. Abbiamo fatto un campionato con 3 o 4 elementi che erano indispensabili per fare una buona squadra, che sono usciti ma non sono stati rimpiazzati altrettanto bene, diciamo. Purtroppo abbiamo preso dei giocatori che non sostituivano chi è uscito, chi ogni anno andava via 3 o 4 giocatori, o perché erano in prestito o perché dovevano incassare, e quindi si sono trovati con una squadra così, insomma. E la stagione 62-63, la vostra prima di B, viene ricordata come quella della Coppa Rapan, persa in finale contro lo Slovnaft di Bratislava. Fu una bella cavalcata. Sì, fatto parecchie partite belle, insomma. Ecco. E delle ultime due stagioni che ricordo ha? Ma condizionato da quell'infortunio? Non giocavo perché questo era quello che avevo. Mi hanno voluto operare qui il professor Casuccio, dove c'erano pareri contrari da parte di altri dottori, professori, diciamo, ortopedici, ma Casuccio dice sì, 40 giorni sei a posto. Hanno fatto altro che stilarmi ancora i tendini per tirare via un po' di artrosi, e quindi hanno peggiorato la situazione. Infortunio partito in allenamento? In allenamento, con una partita la domenica di riposo, e la domenica mattina abbiamo fatto una partita con i ragazzi sempre, e era ghiacciato il campo dalla parte della porta sulla casa, già piani, dove c'era sempre l'ombra, sì. Era ghiacciato, e faccio un'uscita su un certo Oleari che veniva dalla Resana in prova, e quello nell'uscita mi ha sbilanciato, io ho battuto la spalla su parte ghiacciata, mi ha provocato questa lussazione, e lì invece di... Che anno era? Questo primo anno di B. E questo praticamente dovevo essere messo in una certa posizione, invece mi ha messo una fasciatura così, ed è rimasto il lasco che mi provocava questo dolore quando paravo qualche pallone sulla sinistra. Davi giù con la spalla e ti lussavi, dovevi star fermo. Tanto che nel 65, a 24 anni ancora da compiere, lei cessa di vibrarsi, le dispiace. Sì, sì. Ci sono rimasto, perché abituato fin da ragazzino a andare agli allenamenti e cosa, a trovarmi così, dispiaciuto molto, però per fortuna avevo qualcosa da fare a casa, e quindi mi sono dedicato a questo, e se no sarebbe stata un po' duretta se dovevo andare in cerca di un lavoro. E di lì in poi Padova ha continuato a seguirlo? L'ho seguito un pochino, poi non più, perché
mi dava l'impressione che in mezzo ai tifosi si sentivano quelle cose che non avevano senso. C'era, io mi ricordo una sera, una partita contro la Juventus, c'era Gentile che fa un'entrata sulla, dopo il mondiale dell'82. Sì, dell'82, è entrato in scivolone per mettere fuori il pallone in fallo laterale, e la gente in tribuna si è alzata, delinquente di tutto. Io quelle cose lì dico: oh wow, a vedere le partite, o non le vado a vedere. Cioè, diciamo che almeno allora, adesso non lo so, una gran parte del pubblico era veramente fuori testa, insomma. Ecco, ai suoi tempi invece c'era un clima diverso, più educazione? C'era diverso, tanto che io ricordo che abbiamo giocato una partita dove c'era, che arbitrava Orlandini contro la Juventus, mi sembra, di Roma, il quale alla Piani, non c'era tanto, erano tutti attaccati, li ha fatti entrare lungo il campo seduti. Quella del 58, cose, famosa? Sì, cose che oggi non sarebbero possibili, perché diventerebbe un problema veramente con la tifoseria di questi tempi. Benissimo, ringraziamo Bruno Bonollo, grazie. Grazie a voi.